Un freddo saluto a debita distanza, niente convenevoli e poi ognuno al proprio posto, si comincia. Il secondo dibattito dei candidati alla Casa Bianca vive dell'atmosfera tesa degli ultimi giorni. Hillary attacca sulle frasi sessiste del suo avversario, sul suo modo di considerare le donne dimostrato in tutta la campagna elettorale, che contribuiscono a renderlo indegno di divenire il nuovo comandante in capo degli Stati Uniti. Trump si scusa per quelle che chiama battute da spogliatoio, definizione che scatena le reazioni della rete sul dibattito più social di sempre. E ribatte, parliamo di cose più importanti come l'ISIS e poi affonda sul nervo scoperto della Clinton, le email di Stato transitate sul suo account privato. Se vinco promuoverò un'inchiesta per mandarti in galera per questo. Lei non si smuove, erano mail private e insiste sul nervosismo di lui per la guerra che gli stanno facendo all'interno del partito. In effetti in campo repubblicano le acque restano agitate con l'establishment che forse avrebbe gradito un crollo di Trump davanti alle telecamere per disarcionarlo dalla candidatura. E invece resiste, respingendo le accuse della Clinton sull'ingerenza della Russia in favore di lui, rilanciando le proprie idee di sapore anti-islamico sulla sicurezza interna e internazionale, sulla questione delle tasse non pagate, per cui non ha violato nessuna legge. L'America guarda e riflette, ma l'impressione più veritiera è probabilmente quella disillusa di Zia, presidente dei giovani repubblicani di Long Beach, in California. Hanno ripetuto lo stesso copione nel primo dibattito, insistendo ciascuno sui temi preferiti dal proprio elettorato. Non penso che questa esibizione possa aiutare gli indecisi a scegliere. Analisti e sondaggi assegnano alla Clinton la vittoria di misura in un faccia a faccia che ha visto comunque Trump restare sulla breccia. E dopo i reciproci complimenti ha degli splendidi figli. È una lottatrice che non molla mai. La stretta di mano finale che dà appuntamento al 19 ottobre per l'ultimo e chissà se decisivo confronto.